Questa conferenza cercherò di presentare l'esortazione apostolica post-sinodale del Papa Francesco Amoris Laetitia nelle linee principali. Ovviamente è un lavoro grande perché è un testo lungo che bisogna anche meditare, approfondire e anche e soprattutto fare pratica nella pastorale, perché sono guide per poi. La grande novità del testo non è una novità di dottrina, non è una novità della disciplina della Chiesa, è una novità, diciamo, che dipende da noi, e la novità dipenderà da come noi adesso siamo capaci di trasformare e rinnovare le strutture pastorali della Chiesa. Vorrei cominciare con una piccola introduzione sul tema della misericordia e poi farei tre punti principali, più o meno parlerò 45 minuti e poi magari c'è tempo per domande, eccetera. E vorrei fare questi punti, un po' un'introduzione del problema della famiglia oggi e poi un secondo momento come leggere Amoris Laetitia, la struttura, presentare un po' le linee di forze principali e poi finalmente quello che mi sembra che è una chiave anche per il futuro, per la questione che è in gioco, che ci comunica questo testo e che è in gioco anche per la vita delle famiglie. La prima idea che vorrei comunicare riguarda proprio il tema misericordia e famiglia, che viene indicato dal Papa come una chiave di lettura. Nell'ottavo capitolo lui dice: questo testo è caduto proprio nel giubileo della misericordia e quindi questo non è un caso, e ci aiuta anche a comprendere il testo. E lo faccio con un'osservazione biblica. La prima immagine di Dio misericordioso nella scrittura, possiamo dire quella più fondamentale, non è l'immagine del Dio medico. Potremmo pensare, no, che quando uno pensa alla misericordia, la prima azione di Dio che ci viene in testa è Dio che fascia le ferite, no, che va davanti alla persona che ferita dal peccato soprattutto e copre queste ferite e lo guarisce, no? Il buon samaritano. Ma invece quello che troviamo prima di tutto come, diciamo, ufficio di misericordia non è il medico, magari ci sono tanti medici qui, ma è l'architetto. E quindi in questo senso l'architetto è prima del medico. Il primo ruolo della misericordia di Dio è edificare una casa. E possiamo dire una casa che è una famiglia. Pensate ad esempio alla storia di Noè, il capitolo della Genesi, a partire dal capitolo 6, e tutto il diluvio, e poi come Noè è salvato dalle acque con un'edificazione. Dio ha misericordia davanti agli uomini che vivono nel diluvio possiamo oggi dire dei rapporti liquidi, no? Di un amore che non ha forma, che non riesce a riempire la vita. Dio costruisce un'arca. E pensate che l'arca è molto particolare perché è Dio che dà le misure. Non è Noè a calcolare quanto deve misurare l'arca. Per poter sopravvivere al diluvio deve avere queste misure. E Dio li dona esattamente. No? E sono misure che ricordano dopo quello che sarà il Tempio di Gerusalemme. Si è fatto un collegamento tra l'arca di Noè e le misure che Dio darà a Mosè nel deserto per costruire il Tempio. Quindi Dio si prende cura di fare una dimora per l'uomo che ha delle misure concrete. E grazie a questa misura, molto bello anche che l'arca di Noè ha la forma di una dimora. Se la vediamo rappresentata anche dall'arte cristiano, non è prima di tutto una nave, quello che prenderemo per una nave, ma sembra proprio una dimora, con la sua porta addirittura, con la sua finestra e con le sue dimensioni di dimora. È come se Dio vuole dire, anche poi se continuiamo la storia di Israele è sempre lo stesso, no? Quando Israele esce dall'Egitto è perché c'è una promessa: ti darò una terra dove potrai abitare. Di nuovo è Dio che ha misericordia del popolo e gli promette una dimora, una casa. E la casa materiale, ma soprattutto ricordate la famiglia. E la casa è un simbolo di ciò che è la famiglia. I rapporti buoni in cui l'uomo è accolto appena nasce e che gli danno quel senso che la vita è buona, che qualcuno mi ha amato per primo.
che merita di vivere, perché sono accolto. Questa è la prima misericordia di Dio con l'uomo. Quando Israele è in Egitto e deve tornare, quando è, scusate, in Babilonia, e Dio ha misericordia del popolo nell'esilio, costruisce il Tempio. Il Tempio, nel linguaggio biblico, la parola casa si usa anche per dire il Tempio, perché è la dimora di Dio con gli uomini. Allora c'è come questa precedenza del Dio architetto. Infatti il Dio medico è il Dio che ricostruisce, che riedifica. E la ferita si può sanare, Dio può avere misericordia perché prima Lui ha costruito una famiglia. La famiglia è la prima misericordia di Dio con gli uomini. Perché quando cadiamo, quando ci allontaniamo da Dio, quando andiamo nel peccato, quando viene la ferita anche del aver perso la strada, c'è una possibilità di ritornare. Abbiamo la memoria che c'era un posto buono dove si poteva vivere. Questa è la misericordia di Dio che ci ha donato una casa. Ognuno di noi è nato sempre, possiamo dire, nella casa che è il grembo materno. E Dio ha seminato in noi il ricordo di un'origine buona. Questa è possiamo dire, una misericordia che si anticipa alla caduta. Poi quando cadiamo, Lui può guarirci perché c'era questa casa. Perché senza la casa, senza la dimora, guarire non serve a niente, no? Perché ci guarisce, ma poi che vita abbiamo? Che vita abbiamo se non è la vita nella dimora, nella casa, nella famiglia? E anche possiamo dire che le parabole di Gesù sulla misericordia hanno a che fare proprio con la casa, no? Il figlio prodigo è chiarissimo. Il figlio ritorna alla casa del padre, ma anche il buon samaritano, in certo modo, ha bisogno della locanda per poter guarire, e quello i padri della Chiesa lo identificavano proprio con la Chiesa, il luogo dove il buon samaritano porta il ferito perché si possa ristabilire, è sempre una dimora. Quindi come ricordare questa, la Chiesa anche nella sua misericordia è ricordare questa dimora originaria di Dio per l'uomo. Cioè la Chiesa serve alla misericordia di Dio quando ci aiuta a ricordare quelle misure dell'arca di Noè, quelle misure che ha dato Dio, non l'ha dato l'uomo, sono le misure divine e che sono, come possiamo dire, le fondamenta della dimora. Se noi abbiamo quelle fondamenta si potrà sempre ricominciare la costruzione, si potrà sempre riedificare. Se andiamo fuori si potrà tornare perché quelle fondamenta sono proprio radicate nella roccia. E questo non mi allontana molto di Amoris Laetitia, perché proprio lì Papa Francesco usa nel numero 8, Amoris Laetitia 8, l'immagine, dice, le famiglie a cui andiamo incontro sono di due tipi. Una sono le famiglie costruite sulla roccia e altre costruite sulla sabbia. Ma la Chiesa vuole avvicinarsi a tutte le famiglie. E usa l'immagine di San Matteo, no? Che Gesù, quando dice chi edifica, chi ascolta le mie parole e le mette in pratica, è come un uomo che ha edificato sulla roccia. E questa è la famiglia che ha quel piano originario di Dio, ha quelle fondamenta che Dio ha messo e da lì comincia con pazienza, con fragilità, con tempo a edificare. Ci sono altre persone, il Papa le chiama anche le famiglie che vivono un amore smarrito. Le famiglie che vivono un amore ferito e smarrito, che hanno edificato sulla sabbia, hanno sbagliato proprio nelle misure che Dio ha dato all'uomo. Allora è tornare a quelle misure originarie, e la misericordia è farli tornare alla dimora che Dio ha fatto, che quindi non crolla quando viene la difficoltà, no? la tormenta e quindi davanti a questo penso che ricordare, come adesso parlerò dell'esortazione, ma questo sfondo, la famiglia secondo il piano di Dio è la misericordia più grande. Se noi togliamo questo progetto architettonico di Dio, allora non c'è un cammino per la famiglia, non c'è pastorale familiare, non sapremo dove condurre le famiglie ferite. E la prima misericordia è ritornare a credere nella capacità architettonica di Dio, che è un buon architetto e che ha messo bene i piani, e recuperare questa casa, questa dimora che Lui ha fatto per noi. Vedremo anche che la Chiesa, non nei padri della Chiesa, l'arca di Noè era un'immagine della Chiesa intera,
La Chiesa è anche una grande casa, una famiglia di famiglie dove ogni dimora può essere, può sussistere e può essere edificata. E vi dicevo, vorrei anche un altro punto, mi sembra importante per completare questa idea, è che la dimora è anche, non solo una dimora nello spazio, no? Noi siamo qui in questo posto che ci protegge, ci permette di ascoltarci, no? L'architettura ci dà lo spazio dove può accadere la vita. Ma c'è anche, come per così dire, la stabilità nel tempo. Quando uno ha una dimora, e noi tutti abbiamo avuto, no, per grazia di Dio, l'esperienza di essere nati in una dimora, migliore, peggiore, secondo il piano di Dio, ogni bambino è accolto nel grembo materno e dovrebbe nascere nella dimora, essere accolto dai genitori. Chi ha questa dimora, come che impara che c'è anche un tempo stabile, che non tutto finisce nell'istante, che si può contare con il futuro, perché la casa ti dà questa idea di stabilità. Quando ci manca l'esperienza della dimora, alla fine si vive nell'istante. Nessuno ci assicura che domani il giorno sarà anche buono. Ma chi abita la dimora, no? La parola abito, abituarsi, no? Uno si abitua perché ha un futuro e può contare sul domani. È molto legata a abitare. Io posso abitare abitando, ho la sensazione, ho l'esperienza che un amore mi sorregge. Per il bambino questa esperienza è fondamentale. C'è un amore che domani anche sarà presente. La dimora con la sua stabilità, ma pensate che la dimora è prima di tutto la famiglia, l'amore dei genitori. Che i genitori si amano l'un l'altro per sempre. Che il bambino nasce in un amore che dura e che lui percepisce che i genitori mantengono il loro amore. E questo fa nascere nel bambino la sicurezza nel futuro. Lui anche può promettere, lui anche può edificare la sua vita sulla roccia, no? Ha un valore educativo incredibile. Allora Dio fa, nel darci una dimora e la sua grande misericordia, ci dà anche un'alleanza. La dimora dura nel tempo, è fatta di pietra, la pietra è dura e la dimora dura. E così l'uomo può edificare la vita, no? Nel racconto dell'arca di Noè, l'arca e poi l'arcobaleno. L'arcobaleno viene alla fine del diluvio e significa che Dio fa un'alleanza. Amoris Laetitia, al numero 64, dice: la misericordia significa ritornare all'alleanza. Avere misericordia con qualcuno e permetterle di vivere di nuovo di accordo con l'alleanza. Se non c'è alleanza, neanche c'è misericordia, perché non c'è un luogo dove far rientrare l'uomo. E l'uomo che ha perso quell'orizzonte ha bisogno di questa arco e di questa arca. Allora, con questa cornice, primo punto che volevo sviluppare è proprio la situazione del mondo oggi, che Amoris Laetitia ci descrive nel capitolo secondo. Il capitolo primo è un po' quello che ho detto fino adesso, una visione biblica della famiglia come misericordia prima di Dio. Nel capitolo secondo quello che abbiamo è la descrizione del mondo attuale. È molto importante che il Papa abbia voluto cominciare proprio con la parola di Dio, con la misericordia prima. Non abbia voluto cominciare direttamente a vedere i problemi. Così ci fa vedere che la famiglia non è anzitutto un problema. Siamo purtroppo abituati un po' con questa cultura nostra, con questa difficoltà con le famiglie e con le nostre famiglie, a pensare tante volte un parroco, quando sente parlare di famiglia, subito si accende la luce problema, no? Perché questi verranno a chiedermi perché la stampa dice questo, perché la società è così male, no? Mentre il Papa ha voluto dire no, la famiglia non è un problema per la Chiesa, non è una difficoltà che la Chiesa deve risolvere. È la più grande risorsa, perché è la prima misericordia di Dio con gli uomini. E la Chiesa serve a questa misericordia edificando e mantenendo in piedi la sua casa, la sua dimora. Vi dicevo, in questa visione, a partire da questa visione della famiglia, possiamo anche guardare al nostro tempo e vedere che proprio la miseria dell'uomo è che non ha dimora.
Cioè coincide appunto la grande misericordia di Dio, che è fare una casa, con la grande miseria dell'uomo di oggi, che non ha dimora. Si dice che l'uomo di oggi è, in inglese c'è questo libro, no? The Homeless Mind, la mente senza dimora. Come per dire, l'uomo oggi vive proprio senza questo dono originario di essere accolto nel mondo, di poter appartenere a un altro, a una tradizione, di poter contare su di un altro, succeda quel che succeda. E l'individualismo. Conto su di me, quello che conta è la mia decisione, la mia libertà, soprattutto la mia emozione, ma non c'è un'appartenenza a un tessuto. Si parla oggi, i sociologi, una parola un po' strana, no? Ma che ci aiuta a capire, che dicono che viviamo in non luoghi, che vuol dire un non luogo, no? Un luogo sarebbe la dimora, e luogo vuol dire, quando io sono in un luogo, è un posto dove capisco la mia identità. Quando io ho la dimora, torno alla dimora e là sono me stesso. Posso mostrarmi come sono, diciamo che è un posto dove mi trovo. È un posto dove posso anche recuperarmi dalla fatica, posso anche in certo modo cominciare il giorno di lavoro. Ma ci sono non luoghi. Un non luogo è dove io passo ma non c'è in gioco la mia identità. Nel luogo, nella dimora, io ho un nome e anche un cognome. La famiglia riceviamo il nome, che è unico, ci danno i genitori, e anche il cognome, che ci introduce in una storia, nelle generazioni. Ma se noi andiamo a un aeroporto, ad esempio, o andiamo a un supermercato, dicono i sociologi, questi sono non luoghi, perché lì sono anonimo. Lì la mia identità non conta, siamo tutti insieme, facciamo una cosa, ma non c'è un'interazione personale. E dicono, oggi viviamo, tutta la società vive un po' in questa mancanza di luogo, mancanza di un posto dove il mio nome è in gioco, dove qualcuno mi può chiamare e svegliare la mia personalità, la mia responsabilità, dove quando qualcuno mi chiama io devo dare una risposta. Questo è un luogo, un posto, un ambiente dove si può vivere come persona. E l'uomo ha bisogno di questo ambiente. E oggi questo ambiente manca. Ricordo che San Giovanni Paolo II, quando ha fatto il primo gruppo di famiglie, che ha fatto in Cracovia, lo ha dato questo nome, in polacco, Środowisko, che significa proprio ambiente. Ambiente. L'ha dato un ambiente. Perché lui voleva creare un ambiente per l'uomo, perché non è buono che l'uomo sia solo, e quindi l'uomo e la donna hanno bisogno di una famiglia, ma voleva anche creare un ambiente per le famiglie, perché non è buono che la famiglia sia sola, la famiglia anche ha bisogno di questo ambiente. Oggi ci manca l'ambiente, e questa è la grande, possiamo dire anche, tragedia dell'uomo attuale, questa mancanza. E possiamo dire che a volte pensiamo, mi sembra che qua c'è un problema e che la famiglia ci aiuta a vedere, no? Pensiamo che l'uomo ha un problema di interiorità, ci lamentiamo che l'uomo contemporaneo non ha profondità, diciamo, questo gli manca, no? È un soggetto leggero, non pensa, non prega, gli manca interiorità, no? È vero, ma mi sembra che il problema è un altro, e che quello che gli manca all'uomo moderno è un ambiente, e che è lavorando sull'ambiente che possiamo trasformare anche l'interiorità. Il nostro lavoro è curare l'ambiente della persona, perché se curiamo l'ambiente, i rapporti, lo trasformiamo interiormente. Se ci preoccupiamo solo dell'interiorità, alla fine resta un soggetto isolato, che non ha spazio, che non ha relazioni vitali in cui si giochi la vita, e alla fine la sua vita si perde. Se noi diamo alla persona rapporti, questo è essenziale nell'educazione ad esempio, è proprio introducendo la persona in un entorno, in un ambiente, che la cambiamo. È come un seme. Un agricoltore, quando ha un seme,
non si mette a pensare cosa c'è dentro del seme, anche perché sarebbe impossibile, no? Come il chicco di grano, chissà cosa c'è dentro, magari sono 30, 60, 100, ma non si può sapere. L'agricoltore non si preoccupa di analizzare l'interiorità del chicco di grano. Lui si preoccupa di dare a questo chicco di grano un ambiente buono, una terra buona, un sole buono, un luogo dove ci sia pioggia. Ecco, questo è quello che il chicco di grano ha bisogno. E creando questo ambiente che proprio per noi è la famiglia, e per la famiglia è la Chiesa, no? Papa Francesco parla della Chiesa come famiglia di famiglie. Cioè, creando questo ambiente per la nostra famiglia, che riusciamo a risolvere quella difficoltà, quell'isolamento, quella miseria dell'uomo. Non è tanto che le falta interiorità, ma che le manca questo ambiente. E creandolo e generandolo possiamo anche darle un nome, darle un destino. E qua mi sembra anche che questo, cioè, si parla in Amores Laetitia, al numero uno, si dice che i sondaggi sociologici hanno trovato un grande desiderio di famiglia. Cioè, se domandate alle persone quali sono le cose che più desiderano, e anche in certo senso le istituzioni che più valutano, è la famiglia. E tra le aspirazioni più grandi nel cuore della persona è fare famiglia. E questo è bello, no? Il Papa comincia da lì, numero uno, di Amores Laetitia. È una speranza, perché questo desiderio l'ha messo Dio. Ma, e questo, per questo non basta lì, e Amores Laetitia continua parlando, non basta lì, perché? Perché se al desiderio non le diamo una dimora, un luogo dove possa riconoscere che è stato accolto da un altro, dove possa questo desiderio fidarsi che il tempo dura, che non è un desiderio per il momento, ma che qualcuno garantisce il futuro. Se a questo desiderio non gli diamo un'arca, come l'arca di Noè, e non gli diamo un arco, come l'arco baleno dell'alleanza, il desiderio diventa, si chiude su se stesso. E la gente ha molto desiderio di famiglia, ma poi inventa la famiglia che vuole. E il modello di famiglia. Tanti modelli come desideri, perché il desiderio non ha la dimora. Quella dimora che vi dicevo ha generato, Dio ha fatto per l'uomo. E se mi permettete una piccola storia, per rappresentare un po' questo che racconta Borges, questo scrittore argentino che proprio anque è citato da Amores Laetitia, no? Il Papa argentino cita lo scrittore argentino, no? E dice Borges, che lui, è una parabola che lui racconta, ma che mi sembra che lui dice che c'erano due re, e uno dei re era dell'Arabia e l'altro di Babilonia, no? Il re di Babilonia era molto saggio, aveva fatto, gli piacevano i labirinti, aveva fatto un labirinto che era quasi impossibile uscirne, e invita l'altro re dell'Arabia a entrare nel labirinto e vediamo se puoi uscire, no? Il labirinto è un simbolo di questa mancanza di spazi, no? È un luogo dove non c'è un'origine e non possiamo trovare il destino. Viviamo in questo piccolo spazio nostro, è un po' la condizione dell'uomo oggi. Viviamo in questo luogo, ma non sappiamo dove siamo entrati né come potremo uscire. E ci traslochiamo da qui a lì, facciamo il nostro piccolo, ma non c'è una visione del tutto della vita. Ci manca l'arca, la dimora dove si può vivere e trovare un senso alla vita. Bene, questo re dell'Arabia non riesce a uscire perché lui non è culto, non sa fare queste cose, non trova l'orientamento, alla fine deve pregare Dio e quasi per miracolo esce. Ma quando esce, giura che si vendicherà. E infatti le dice: quando tu vieni al mio paese io ti mostrerò un labirinto molto più buono di questo. Bene, lui torna al suo paese, l'Arabia, e fa un esercito, alla fine prende prigioniero il povero re di Babilonia, che non se lo aspettava, li porta a casa sua e gli dice: adesso ti voglio mostrare il mio labirinto. Le mette su un camelo, camminano 3 giorni per il deserto, lo lascia in mezzo del deserto e gli dice: questo è il mio labirinto, adesso se puoi uscirne, esce.
è anche una parabola del tempo in cui viviamo. Noi avevamo questo labirinto di cui volevamo uscire e lo abbiamo trovato come un limite, non è una dimora, un luogo che non conosciamo l'inizio né dove ci porta, e abbiamo distrutto tutte le pareti. Ci siamo liberati, no, delle costrizioni del corpo, vogliamo fare un corpo nuovo, e la famiglia ci sembrava troppo stretta, ridefiniamo la famiglia, facciamo un altro modello di famiglia, eccetera, no? Conoscete bene come va, no, il cammino della modernità. Abbiamo tolto tutte le pareti del labirinto, la libertà, ma siamo in un labirinto peggiore, il deserto, dove non ci sono ormai luoghi di dimora. Come possiamo, e questo è il secondo punto che vi volevo un po' comunicare, no? E allora, cosa ci risponde Amoris Laetitia, no, a questo? Qua vorrei dire una cosa che, perché brevemente, perché non vorrei perdere il tempo in questo, no, ma diciamo che davanti al documento del Papa ci sta offrendo la stampa soprattutto una lettura, la stampa non specializzata, non tutta, perché, ma a parte, una lettura molto riduttiva, che, come avrete visto, no, anche nei giornali, eccetera, come cerca di, il Papa ha detto che imprigionarci in un capitolo, che è il capitolo ottavo, dove si parla della fragilità, delle famiglie smarrite, possiamo dire, e come avvicinarsi a queste famiglie, no? E hanno cercato di fare di questo capitolo il centro del testo, hanno cercato di dire che in fondo la domanda centrale è se i divorziati che vivono in una nuova unione possono fare la comunione senza dover trasformare la loro vita, e hanno pensato di trovare lì tutto il problema. Alla fine si dice, no, ognuno risolverebbe questa situazione, no, del divorzio e di una nuova unione caso per caso, guardando alla sua coscienza. Mi sembra una lettura non solo riduttiva ma anche fuorviante, e che ci fa perdere prima l'urgenza che oggi vive la Chiesa e secondo il grande compito che abbiamo come nella pastorale familiare. Vedete che è una lettura che è contraria a tutto ciò che ho detto fino adesso. Invece di guardare al rapporto e all'ambiente, guarda alla coscienza isolata. Invece di guardare a queste persone, questi fratelli e sorelle, no, che stanno in una sofferenza, che appunto perché hanno iniziato questa seconda unione, invece di toglierli dalla sabbia e tornare a costruire sull'ambiente buono della roccia, sulle misure della famiglia che Dio ci ha dato, e li consegneremo al vuoto della coscienza isolata, che in fondo gira su se stessa. E questo significherebbe anche una grande povertà per tutta la Chiesa. Dimenticheremo la casa comune che è la Chiesa, proprio la dimora. Perché pensate, ieri, no, all'Istituto Giovanni Paolo II c'è stata una presentazione anche di Amoris Laetitia, e c'era un professore che ci raccontava un po' questo, penso che un esempio che ci aiuta anche a capire cosa significa per la Chiesa, no? Lui diceva, può essere un parroco che si senta molto misericordioso perché lui ha dato la comunione a due persone che con buona volontà e tutti con buona volontà hanno pensato che così si era più misericordioso, e due persone che stanno vivendo contro le parole di Gesù, magari anche senza colpa interiore, magari con il bisogno di un cammino, prima di tempo, prima che riuscissero a rigenerare il modo di vita, gli dà la comunione. E lui si sente bene perché ha fatto questo, no? Ma non capisce, diceva questo professore, e penso che un'esperienza di un parroco, no? Non capisce che ci sono altre famiglie in parrocchia, di cui lui non sa, e che hanno visto questo e che magari stanno in un momento difficile del loro matrimonio. E tutti attraversiamo questi momenti in una vocazione. In questi momenti che uno ha bisogno anche di qualcuno che le dica non abbandonare, continua qui. Allora, proprio il matrimonio e l'Eucaristia sono l'ambiente della Chiesa. Non sono il mio matrimonio, non è la mia Eucaristia, è quello in cui respiriamo tutti. È quello che ci fa avere un nome, avere una identità. È quello che ci permette, come il seme, la buona terra. E quando queste, diceva questo professore, queste cinque famiglie che il parroco non sa, ma che stanno vedendo questo,
che stanno in una grande difficoltà, alla fine dicono: bene, non è così grave, e questo porta a un fallimento del matrimonio. Il parroco non lo sa perché non ha conosciuto questo, no? Non sarebbe meglio dire a queste coppie, no? Questa coppia, no? Di persone che si sono divorziate, che stanno insieme: fate un cammino e Dio può rigenerare il vostro desiderio. Tranquilli, con la pazienza, con la misericordia della Chiesa, c'è un itinerario. La comunità vi accompagna. Ma capite anche che qua in gioco c'è qualcosa di più grande, magari del mio desiderio, anche più grande del mio rapporto isolato con Dio. C'è il bene comune della Chiesa, della famiglia. C'è l'ambiente in cui tutti siamo. C'è il terreno che ci permette di fiorire insieme. Ecco, no? Per questo mi sembra che c'è qua una lettura molto riduttiva, e che se restiamo in essa perdiamo, non solo perché non possiamo offrire ai divorziati un cammino, non ci sarebbe per loro un itinerario, ma anche perché perdiamo cultura della famiglia. È una povertà per tutti. Ma come dicevo, non mi fermo qui, perché penso che per fare una lettura coerente del testo del Papa, proprio lui ci ha invitato a cominciare non di questi casi, che sono dolorosi e che dobbiamo andare, no, a aiutare, ma proprio lui dice, si presenta il capitolo quarto, no? Vi ho parlato adesso del capitolo primo, che è un po' l'introduzione biblica, la prima misericordia è la famiglia, del capitolo secondo, in cui c'è la difficoltà del mondo che viviamo, l'isolamento, no? Nel capitolo terzo lui dice: voglio scrivere questo testo in continuità con tutto il magistero che è venuto prima. E cominciando dal Vaticano II spiega tutto il magistero come una grande ricchezza della Chiesa fino a lui. Ma è il capitolo quarto, che è quello che dice, questo è il cuore del documento. E è un capitolo che parla dell'ambiente, parla della relazione. Non parla dell'uomo isolato nella coscienza, ma proprio dell'amore degli sposi. E lui prende il primo, il capitolo 13 della lettera, della prima lettera ai Corinzi, che conoscete, no? L'inno alla carità di San Paolo, prima Corinzi 13, e lo applica alla vita di famiglia. È una meditazione molto bella, come, no? L'amore è paziente, l'amore non si adira, l'amore sopporta tutto, l'amore crede tutto, frase a frase, dicendo: questa è la vocazione dell'uomo. E ricordo quel testo di San Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica, no? E l'uomo non può conoscere se stesso se non scopre l'amore. Diventa un mistero, un enigma che non si può risolvere se non trova l'amore, se non fa dell'amore il centro della sua vita. Vedete il contrario di questa visione del riduzionismo alla coscienza isolata, no? È proprio l'amore, l'ambiente che nella famiglia io sono me stesso, perché qualcuno mi ha amato per primo. E perché posso adesso anche donare la mia vita a un amore. E così vedete che la nostra identità più profonda, c'è una parola che la dice, no? Ognuno di voi qui è il vostro nome. Se volete dire chi siete, la prima cosa è, diciamo, il nome. Ma il nome non ve lo avete dato a voi stessi, è stato un altro a darvi il vostro nome. Il paradosso, il mistero dell'uomo, che la parola che più ci definisce, che dice, per gli antichi il nome diceva il destino, la missione nella vita, no? È stato un altro a darvi questo nome, a meno che ci sia qualcuno qui che sia autobattezzato, no? Ma di solito no, non si trova, no? Qualcuno ci ha dato il nome, ci ha dato il destino, e la nostra identità è nata da un amore. E questo che si dice, e vedete che qua, soprattutto quando Francesco parla del perdono, che è la parte più, cioè l'amore perdona tutto, lui dice, attenzione, possiamo perdonare perché Dio ci ha perdonato prima. Quindi tutto ciò che dico sull'amore non è soltanto un comandamento a voi sposi, no? Amatevi, perdonatevi, no? Ma San Paolo sta pensando non a un amore ideale, per così dire,
C'è stato anche un malinteso con questa parola ideale, no? Il Papa dice che l'amore è un ideale, la visione della famiglia è un ideale, ma non dobbiamo pensare a un ideale lontano. È un ideale che accade nella vita, che è successo nella vita, è Gesù. E quando prendete questo testo di Prima Corinzi 13, e quando si parla ai fidanzati che si preparano il matrimonio, no? A volte si sceglie questo testo per la lettura della messa del matrimonio, no? E si può fare questa meditazione, no? Tu ti chiami Marco, ad esempio. Marco, prendi l'inno alla carità invece dell'amore e metti il tuo nome. Marco è paziente, Marco, no? Così potete fare voi anche la prova, no? E ci sembra che non va, no? Perché troviamo la nostra debolezza, no? E poi la ragazza fa lo stesso, non mette il nome e non va. E se noi facciamo questo, diciamo quanto ci manca per arrivare a questo amore. È un ideale lontano, no? Ma per Paolo non era così, perché c'era un nome che funzionava. C'è un nome che, se lo mettete nell'inno alla carità, è ottimo. Tutto è a posto, è Gesù. Mettiamo Gesù, e che, come San Paolo sta scrivendo l'inno alla carità, non è un'astrazione sull'amore, non è un ideale bello che magari qualche giorno arriviamo a compiere, ma Gesù è così. E allora, e questo è il sacramento del matrimonio. Questo è successo nella vita, questo modo di amare. E è donato agli sposi perché loro possano amarsi così. E questo è il centro, dicevo, cioè è l'ambiente del sacramento del matrimonio che Dio ha donato agli sposi. C'è una chiave di questo numero, di questa, diciamo, parte centrale. Il capitolo quarto si parla dell'amore, si parla lì della carità coniugale, è un'espressione di San Giovanni Paolo II, cioè il modo specifico di santità degli sposi. Gli sposi si devono amare con una carità, è un cammino di santità, di perfezione nell'amore, che include il corpo, include la sessualità, include l'affettività, include la procreazione e l'educazione dei figli, e si chiama carità coniugale. È il loro cammino specifico, no? E là Francesco parla di questa carità coniugale. E c'è un'espressione, il capitolo quinto, questo è il quarto, no? Il quinto parla, cioè ci dice come l'amore è fecondo, genera. E l'uomo e la donna non sono chiamati solo a guardarsi l'un l'altro, ma è Dio che li ha chiamati e, per così dire, li ha aperto. Li ha aperto alla vita, ma li ha aperto anche alla società. E nel capitolo sesto, quindi il quarto e il quinto fanno unità, è l'amore che è fecondo. Il capitolo sesto ci parla della pastorale familiare, strade di pastorale familiare. E lì c'è un'espressione che mi sembra la chiave per capire tutto il documento. È al numero 211. Amoris Laetitia 211. Il Papa dice: c'è bisogno di sviluppare una pastorale del vincolo. Una pastorale del vincolo. Cosa è questo vincolo, no? È la parola con cui la teologia ha parlato del matrimonio come una realtà che dura nella vita. Voi nel matrimonio fate la promessa, no? Ti accetto come sposo, ti accetto come sposa, e qua qualcosa nuovo appare. Quando dite queste parole non sei soltanto tu e soltanto l'altro, ma c'è una novità. Nasce, per così dire, un noi. Prima c'ero io e tu, adesso c'è il noi, che è come un essere nuovo. E prima c'era la mia storia, la tua storia, adesso c'è una storia comune. Un modo comune, condiviso, di vedere il mondo, che dura per sempre. Vedete, quando diciamo ti accetto come sposo, no? Quando gli sposi nel matrimonio dicono sì, voglio, o in spagnolo si dice sì, quiero, che sì, voglio, no? Ma questo sì, voglio, non è solo te voglio, non è solo voglio te, si vuole molto di più. Si vuole, perché se solo fosse volere te, questo non può durare. Questo finirà più, dipende dal mio volere, dal tuo volere, alla fine sarà breve. Nel matrimonio si dice: voglio un progetto comune di vita, voglio una famiglia con te.
E questo è qualcosa di più grande di me e di te. E in questo amore c'è un mistero, e penso che l'avete sperimentato tutti. E c'è qualcosa di più grande. Gesù diceva: ciò che Dio ha unito. Se no, non si potrebbe dire per sempre, fino alla morte. Chi è padrone del suo futuro fino alla morte? Possiamo dire per sempre, possiamo fare questa promessa, perché nel nostro amore c'è un di più, che poi diventerà anche una capacità di dare vita, di generare i figli, di educarli per Dio. Allora, tutto questo, questo nuovo noi, questa nuova vita che nasce nel matrimonio, la teologia lo ha chiamato vincolo. È come, se pensiamo alla casa, l'arco della casa, della dimora, l'arco che sorregge la dimora. La dimora è uno spazio dove possiamo abitare perché c'è questo arco, che è l'amore dell'uomo e della donna e che ha la misura di Dio. Come Dio ha dato le misure dell'arca di Noè, adesso ad ogni matrimonio gli dice: ecco le mie misure per la tua casa. L'uomo e la donna, la differenza sessuale, per sempre, in un amore per sempre, aperto alla vita. Questi sono i piani della dimora di Dio per l'amore umano. Se tu hai questi piani, puoi edificare un'arca che può anche sopravvivere al diluvio più grande, perché è Dio che lo ha fatto. Bene, il Papa ci dice: la chiave di tutta la pastorale familiare è una pastorale del vincolo. E non solo, alla fine del documento, nell'ultimo capitolo che parla della spiritualità, dice: dobbiamo sviluppare una spiritualità del vincolo. In questo vorrei dire, adesso è l'ultimo punto, e brevemente perché non c'è molto tempo, ma per sviluppare proprio questa idea. Cioè, questa è l'interpretazione che una interpretazione, possiamo dire, davanti alla stampa, a certa stampa non specializzata, che ha dato un'interpretazione individualista della pastorale familiare, dobbiamo dire: l'interpretazione vera è un'interpretazione familiare. È quella che fa Francesco nel capitolo 4, 5, 6, di cui vi ho parlato. Il settimo è sull'educazione dei figli, ma va nella stessa direzione, cioè educare i figli all'amore, non educare i figli all'autonomia, all'isolamento, ma educarli perché loro adesso possano anche edificare una dimora. Allora, in questo ultimo punto vorrei solo indicare un po' qualche tappa di questa pastorale del vincolo, e così finire, no? Che magari ci sono domande dopo. E la pastorale del vincolo, prima di tutto, per la preparazione al matrimonio. E questa mi sembra che è la chiave anche del problema pastorale che il Papa ci ha voluto mettere davanti. Il problema pastorale non è che non ci sono i fallimenti, possiamo dire. Non ci sono neanche i divorzi. Il problema più urgente di oggi e del futuro è che la gente non vuole sposarsi. Lo dice il Papa nelle catechesi e lo ripete adesso. Non ci sono i divorzi, è prima di questo, perché i giovani non si vogliono sposare. Penso che sono ormai 7 paesi del mondo in cui i figli nati fuori del matrimonio superano quelli nati dentro del matrimonio. È una enormità, perché dire di 2 figli, un figlio è nato fuori del matrimonio, no? In altri tipi di unioni. Fuori del matrimonio, che è quello che è, quella dimora di cui parlavo, quell'ambiente in cui si può crescere e avere una vita piena. Allora, la pastorale del vincolo è come preparo i giovani perché vogliano sposarsi, come suscito dentro di loro il volere. Non basta per questo la preparazione al matrimonio che di solito si fa nelle parrocchie, che lo prende troppo tardi, quelli che arrivano. Il Papa ci dice: deve essere una preparazione che sia accompagnare dall'inizio nella vita di famiglia, ma anche accompagnare il fidanzamento, perché abbiamo lasciato i giovani soli davanti al tempo di fidanzamento. È capito come un amore romantico in cui io scelgo te, tu scegli me, la famiglia non ha nessun ruolo e la Chiesa non ha nessun ruolo. Il ruolo arriva dopo, quando ormai magari è troppo tardi. Quindi il tempo di fidanzamento, un accompagnamento familiare e liturgico. E questo in modo che in piccoli passi, in piccoli voleri, cioè insegnare a volere il per sempre. Come lo facciamo?
e che creatività ci vuole per accompagnare i fidanzati a fare piccoli passi in cui vedano che è possibile, con l'aiuto della comunità, con l'accompagnamento della Chiesa e della sua famiglia grande, di poter dire per sempre. Ecco un primo compito. Ma il Papa non si ferma qui, dice un secondo compito: accompagnare il vincolo. Cioè, dopo dire di sì al vincolo, dopo il matrimonio, sono accompagnate le famiglie? Abbiamo capito troppo, abbiamo un po' l'idea della pastorale sacramentaria in cui il sacramento è il punto di arrivo. E una volta si arriva, sei pronto. Questo magari era possibile qualche anno fa o qualche anni fa, no? Qui si poteva pensare così perché c'era una società, c'era un ambiente che sosteneva le famiglie. Ma adesso ci troviamo che non è così. E quindi vedere, dice il Papa, accompagnare i primi anni di matrimonio, perché il vincolo deve crescere, perché il vincolo deve farsi più grande, no? Dio ci dà le fondamenta della casa, questo è il vincolo, ma adesso ci chiede di edificare, di farla grande. Il vincolo cresce, l'amore cresce, il noi comune della coppia cresce, e tante volte per questo non c'è un accompagnamento della Chiesa. È il tempo, soprattutto i primi 5 anni, in cui più appare il divorzio. Bene, si potrebbe continuare così, no? E qua pensate, alla fine quello che il Papa ci sta dicendo è: non guardate l'individuo isolato, guardate il rapporto. È quello che si deve coltivare, quella è la terra. Non coltivate solo l'interiorità dell'individuo, della persona, è il suo ambiente che dovete coltivare. E c'era un sondaggio che si è fatto sul ruolo della fede nel matrimonio, che stupisce un po', perché si dice: due coppie, no? Una non credenti, l'altra ambedue credenti, e si fa: che possibilità ci sono di un divorzio? Qual è il risultato? Praticamente le stesse, c'è un piccolo di più, ma quasi quasi minimo, della coppia credente. E uno dice: ma allora, per la fede che... Bene, hanno fatto un altro, cioè nella stessa, no? Università di Denver, negli Stati Uniti, hanno fatto la stessa prova, ma adesso, invece di domandare solo se la coppia era credente, se la fede era condivisa. Cioè, se la fede aveva a che fare con il loro rapporto. Non era la mia fede, la tua fede, ma diventa un luogo comune, un luogo di dialogo, un luogo di esperienza spirituale insieme, no? Di questo parla il Papa. E allora la differenza era grande. Allora sì, allora la coppia che metteva il loro vincolo, ecco, pastorale del vincolo, in connessione con la fede, aveva più statisticamente, no? Perché quello che contava non era la fede isolata, ma come la fede tocca il rapporto. E questo è la stessa cosa per l'educazione dei figli, eccetera, no? E penso che così ci dà anche il Papa, con questa pastorale del vincolo, cosa fare con i divorziati che vivono in nuova unione: aiutarli a ritornare al vincolo, a quel primo matrimonio. Magari non è possibile ristabilire l'unione, ma vivere fedele a quel vincolo. Vivere fedele a quel vincolo, perché quel vincolo non è l'opera dell'uomo, e sono le fondamenta che Dio ha fatto alla tua casa. Può sembrare impossibile, ma dice Amoris Laetitia, se lo chiede il Vangelo, sicuramente è possibile. Se il Vangelo lo chiede, sicuramente è possibile. E perché è la parola di Cristo che si è messa lì, no? Ecco, finisco così un po' con questa frase del profeta Isaia, no? Ti chiameranno riedificatore di case in rovina. Mi sembra che questa è la missione della Chiesa: riedificare un ambiente, creare una cultura della famiglia con pratiche concrete, con modi di accompagnarci insieme, non solo dentro della famiglia, ma in una famiglia di famiglie. Penso che questa è l'unica speranza che ha adesso la famiglia e quindi anche la Chiesa.